ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Today is the day to comment the photos. Sono super carico per commentare nuove foto. Ragazzi, ci tengo a spiegarvi però come mai la scorsa puntata ero su Pescario. Ho fatto una grandissima cazzata. Praticamente non ho bevuto il succo d'arancia rossa e quindi mi sono ammalato. Sono stato veramente male. Do i buoni consigli a voi e poi per me invece faccio il coglione. Ma sono stato proprio una fava, ragazzi. Mi dispiace di essere stato scarico, ma questa settimana sono tornato più carico che mai, ragazzi. Quindi iniziamo subito a commentare le nuove foto. Allora, queste qui sono le prime foto che ho ricevuto. Questo scatto si presuppone sia uno scatto un po' rubato, un po' spontaneo di questa ragazza che sta dormendo. Beh, voglio andare ad analizzare subito cosa avremmo potuto migliorare in questo scatto. Allora, la fascia forse è un po' troppo giallognola all'incarnato. Poi le zone d'ombra sono molto scure, quindi si confonde con lo sfondo. I capelli, vedete, si mimetizzano un po' con lo sfondo e quindi viene questa massa nera che non si capisce bene cosa sia. E questa cosa può confondere. Questo ciuffo di capelli che spunta in basso a sinistra mi distoglie un po' l'attenzione, ecco, da quello che è il volto del soggetto. E poi avrei preso l'immagine un po' più larga, perché sono curioso di sapere cosa c'è da dietro. Cioè mi mette la curiosità, capito? Perché questa foto un po' soffoca, secondo me. Vedete anche la testa proprio tagliata, che ha tagliato anche un po' di testa, capelli. Quindi avrei migliorato queste cose qui. Passando allo scatto successivo, ragazzi, questa foto direi è molto interessante, perché qui c'è tutto un gioco di texture, di ripetizioni. Ha preso questa immagine frontalmente. Allora, l'unica cosa voglio dire subito è che l'avrei riaddrizzata un po'. Vedete, ai lati sono un po' storte qui. Sono storte le barre della porta, no? Di questa vetrina. Quindi l'avrei tenuta dritta. E poi per il resto è molto interessante il gioco di ripetizione delle bottiglie. Tutte queste mensole, diciamo, non vengono proprio a crearsi tutte queste ripetizioni che sono piacevoli da vedere. Quindi questa cosa è interessante. Interessante anche il fatto che il soggetto sia messo nel centro e quindi si crea una sorta di ordine, quasi di simmetria, anche se non è proprio simmetria. E il bianco e il nero ci sta bene, perché ci fa concentrare solo ed esclusivamente sulle forme, sulle ripetizioni, sulle linee, non sul colore che potrebbe distrarci in questo scatto. Questo scatto, beh, è uno stile un po' particolare, non è un genere che mi appartiene a me personalmente, le foto mosse. Però secondo me questa foto ci sta realizzando la situazione, una situazione di caos dove ci sono molte persone per strada e però si vedono questi due amanti, questi due lovers che si stanno baciando, si stanno guardando face to face in tutto questo caos, no? E quindi l'amore che resta lì e poi tutto che si muove, forme, colori che girano e loro che stanno lì, no? Loro sono presi a quella situazione, non gliene frega un cazzo di tutto il resto, no? Il mondo può andare alla velocità che vuole, ma loro stanno lì. Poi i soggetti sono posizionati un po' decentrati su uno dei terzi, questa è un'altra cosa positiva. Quindi non mi sento di trovare delle pecche, perché anche perché nelle foto artistiche di questo genere non puoi mettere bocca. Se l'autore ha scelto di fare così, io posso solo ammirare, gustarmela, lasciarmi trasportare da quella emozione e basta. Questa foto mi piace l'intento sempre di giocare con riflessi, con luci, è bella, a me piace, lo faccio anch'io, mi ricorda un po' questo scatto mio. Il fatto che copra il volto non lo so quanto mi piaccia, crea quella sorta di mistero che si vede solo lo sguardo, no? Quindi giochiamo solo con lo sguardo, proprio non sappiamo bene chi è questa persona. Però al tempo stesso, cioè anche qui sono curioso di vedere il volto, no? Cazzo, avrei voluto vedere meglio la faccia. Per il resto tutte queste luci sfocate, ragazzi, lascio a voi dirvi cosa sono, perché per me sono qualcosa di favoloso, secondo me, tutte le luci sfocate sullo sfondo, in primo piano, cioè queste robe mi piacciono un sacco. Qui si torna al discorso del mosso. Questo mosso mi piace già meno rispetto all'altro, perché c'è questo volto qui sulla sinistra, distoglie un po' l'attenzione su quello che è il soggetto. Però sempre il discorso della musica, lui che suona, tutti che si muovono, insomma, hai uno stile particolare, hai uno stile tuo. Questa è una cosa interessante, secondo me. Questa persona ha fatto questi scatti, li riconosciamo che l'ha fatti lui, perché hanno una costante, eccetto la prima foto che non ci incastra molto con questo stile. È bello vedere questo bianco e nero con questo di che suona la chitarra e tutto che si muove. Crea un'atmosfera un po' surreale, perché in realtà non ci sono cose così. Posso dire che è piacevole, posso dire appunto magari avrei cercato di evitare i volti di questi soggetti che magari ci catturano l'attenzione. Ragazzi, quanti di voi riconoscono sto cappello? Fammelo sapere nei commenti se riconoscete il cappello. Detto questo, passiamo alle next pictures. Ciao Walter, mi chiamo Michele, ho 17 anni, dal Trentino ti seguo. La foto numero 1 è stata molto difficile da realizzare, ho dovuto seguire dei cacciatori per diverse uscite per realizzarla. Avete visto, ragazzi, il discorso dell'iceberg, no? Che uno vede solo quello che c'è fuori quando vede un lavoro di una persona e si dimentica di tutto quello che c'è sotto, del grande lavoro che c'è sotto per realizzare una foto, per realizzare un video. Tutte le ore di lavoro ci sono dietro, le ore anche di attesa. Insomma, in questo caso, fotografia naturalistica
è dura fotografare gli animali, lo capisco, non è un genere che faccio, però so che è veramente difficile, ci vuole molta pazienza per aspettare il momento giusto di beccare gli animali. Essere riuscito a trovarli poi deve essere molto gratificante. C'è uno che ti guarda proprio dritto in faccia, è molto buffo con queste orecchie. E anche quell'altro, insomma, sono veramente belli questi animali. Comunque molto belli e spero che i cacciatori non li abbiano sparati. Non mi farebbe piacere sapere chi hanno sparato, quindi spero non li abbiano sparati. La foto numero 2 è realizzata in modalità autoscatto con me stesso, come soggetto vestito con oggetti e accessori dell'epoca della seconda guerra mondiale, realizzata in uno studio casalingo allestito con oggetti e cose trovate in casa. Allora, questo bianco e nero è troppo piatto, si torna sempre sul discorso, ragazzi. Fare il bianco e nero va sviluppato meglio, secondo me, perché qui è troppo grigio, è tutto un po' grigio, tutto simile, quindi non stacca, non è contrastato. Invece fare magari il tuo volto bello più chiaro, più verso il bianco, avrebbe risaltato di più. Trovare delle zone da schiarire, delle zone da scurire, in questo modo viene un bianco e nero bello contrastato. Mi piace l'idea, la concettualità, non lo so, di te come soldato, no? Visto un po' come soldato nella vita, magari, no? Che siamo tutti un po' soldati, dobbiamo affrontare tutte le difficoltà della vita, io voglio intenderla così. La foto 3, ho preso in prestito le braccia di un amico per poter scattare. Ero durante un viaggio in Polonia, ci eravamo fermati a dormire in tenda. Forte questa foto, forte questa idea, mi piace. Mi dà un senso di libertà, minchia, in tenda, guarda che casino di gente c'è. Sarà stato un festival, non so, comunque è bella la luce, bella anche l'idea di mettere le mani così, anche se ora è un po' abusata su Instagram. A volte vedo sta gente su Instagram che mette la foto del braccio così, della mano così, della mano tira l'altra mano. Sono un po' nauseato da sti scatti, però già fatto così è un po' più originale, con il tramonto, tutte le persone, e poi fai vivere il soggetto in prima persona, no? Mettendo le braccia, quindi sta cosa è interessante. Forse leggermente storta, forse un po' troppo scure le zone in ombra. Una cosa che non mi piace di questo genere di scatti, oltre al fatto che se ne vedano a migliaia ormai di queste foto con le braccia, li vedi qui i bracci all'inizio, vengono grossi, non piace molto all'occhio, secondo me, vedere i bracci giganti e poi le manine. Lo so che è la prospettiva, però visivamente a me non piacciono. Vai con la prossima. La 4 è un primissimo piano di mio nonno che gli è stato rubato perché lui non vuole mai essere fotografato. L'ho messo in bianco e nero perché mi sembrava più drammatica. Si vede l'intento di fare lo scatto rubato, si vede l'intento di fare una foto drammatica, anche se già il suo sguardo, secondo me, è drammatico. Inquadratura stretta va bene, ci sta bene, perché ci focalizziamo sullo sguardo di questa persona, che secondo me è la cosa che colpisce di più. Però anche qui dovevi farlo un po' più sparare bianco e nero, cioè farlo più contrastato, fare in modo che questo bianco e nero fosse più contrastato e più piacevole da vedere, perché così è troppo piatto. Ragazzi, passiamo alla prossima persona senza perdersi troppo in chiacchiere. Questo, un solo scatto, solo uno, un bianco e nero, è veramente tutto un lavoro di linee, simmetrie, geometrie, rampe salgono, scendono, e il soggetto che sta scendendo e però davanti a lui c'è un'altra rampa che sale. Ragazzi, potremmo stare a parlarci una giornata intera, secondo me. I riflessi qui sul vetro, belli. Poi giù, su, così, poi queste linee così. Ragazzi, le linee sono importanti nelle foto. Ci danno dinamismo, ci danno un qualcosa di piacevole agli occhi, almeno per me. Quindi sta foto, l'uso del bianco e nero ci sta bene, perché come dicevo prima, ci focalizziamo solo sulle linee, quindi sta cosa, yeah. Top anche il soggetto che scende, che però sta per risalire, no? Un po' come nella vita. La vita, life is a roller coaster, ma oltre ad essere un roller coaster è anche delle scale che si salgono e si scendono, a volte in discesa, poi in salita e via dicendo. E c'è tutta una ripetizione, no? E la ripetizione è data dalla scala da destra che sta salendo, e poi scende, e poi su, giù, insomma. È un grandissimo trip, secondo me, sta foto. Vai con la prossima foto. Questa foto qui è un altro scatto singolo. Apprezzo l'intento di fare una foto da un'angolazione insolita. Cosa si rischia però a fare da questa angolazione? Si rischia che venga in mezzo, no? E non è piacevole da vedere, anche se uno è magro può venire lo stesso. Bisogna stare attenti a come inclinare il collo, anche se qui non è che si è venuto molto. Ottima idea, perché poi ci fai vedere tutte le luci di questo tetto che c'è, no? Quindi ovviamente si capisce che l'intento è perché c'è questo gioco di tutte queste linee, di questi raggi, di questo tetto. Più le luci qui, interessante. Mi piace il gioco di luci, mi piace il gioco di linee, mi piace la prospettiva dal basso. Magari l'altro soggetto l'avrei messo un po' più vicino a te, l'avrei messo più vicini, perché quell'altro
va un po' in disparte e quindi non lo so, lo si vede troppo poco. Sperimentare nuove prospettive è sempre un passo per migliorarsi. Ma passiamo con la next picture. Beh, che posso dire ragazzi, la natura mi piace, mi fa sta bene, mi piacciono le piante, mi piacciono gli animali, mi piace tutto quanto. Però questa foto finisce un po' lì, non c'è storytelling, secondo me non c'è storytelling rispetto ad altre foto. Poi ditemi la vostra opinione, non voglio dire che la natura sia merda, cioè se no non mi conoscete. Dico, la natura è bellissima, però magari serve quel valore aggiunto in più, serve quel qualcosa in più per raccontare qualcosa a chi guarda questa foto, se no non ci lascia molto, ci lascia poco secondo me. Però se sei agli inizi è un'ottima sperimentazione. Detto questo ragazzi, io cosa devo aggiungere? Mi raccomando, fammi sapere nel cappello. L'episodio di oggi finisce qui, voglio mandare la vecchia sigla di Mr. Ventù perché sono veramente nostalgico di quella sigla. Fammi sapere se anche a voi vi manca quella sigla lì, perché la voglio rimettere perché è veramente fantastica ed è stata la prima sigla del commento delle tue foto. E ora vi saluto e devo andare via, vi lascio alla sigla con Mr. Ventù e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.